Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su City Skyline. Allora ragazzi, visto che il primo episodio vi è piaciuto tantissimo, eccoci qua con il secondo. Mi raccomando ragazzi, sostenete questa serie lasciando un bel like, ve lo dico subito perché sapete che insomma è molto molto importante per il canale il vostro aiuto. Allora, io inizierei a fare intanto un'altra strada qua, così andiamo a mettere ancora un bel po' di residenziale, dato che ce n'è una grande richiesta, quindi questo sarà tutto residenziale. Perfetto, la nostra città sta andando avanti bene. Avevamo già messo ospedale e quant'altro, quello per i rifiuti l'avevo già messo. Ok, allora qua abbiamo la discarica che sta funzionando normalmente. Camion dei rifiuti in uso 2 su 15, quindi al momento come discariche siamo a posto. Abbiamo anche la nostra scuola elementare e il nostro ospedale, clinica medica, per cui anche a livello di diciamo così salute e quant'altro dovremmo in teoria essere a posto. Come rumore abbiamo parecchio rumore ovviamente qua, che è comunque zona diciamo commerciale. Qua dovranno arrivare un po' di lavoratori, ma insomma spero che pian piano continuino ad arrivare. Devo mettere assolutamente l'acqua, quindi colleghiamo i tubi e direi che facciamo un bello snodo fino a qua. Perfetto, così facciamo arrivare acqua e quant'altro. Siamo 802 abitanti, perfetto. Altre cose al momento non ne ho. No, non ho nulla, ho la parte qua dell'economia, le tasse, però io al momento lascerei tutto così, il 9% su tutto, residenziale, commerciale, industrie, direi che va bene. Stanziamenti anche qua per il momento lasciamo tutto a metà, prestiti per adesso non ne servono, quindi direi che siamo a posto, per cui insomma soldi siamo comunque in attivo, abbiamo 10.000, direi che non è male. Chiedono tanto residenziale e iniziano a chiedere anche un altro pochetto di industriale, quindi a tal proposito io metterei ancora un po' di industriale qua, così che almeno loro possano fare un po' quello che vogliono. Benissimo, eventualmente qua in mezzo ci potrei mettere anche del commerciale, che ci sta bene. Qua nel mezzo io lo metterei, così almeno diciamo che loro hanno la parte dei negozi anche nel mezzo, che secondo me male non fa. Qua l'acqua serve tutti, quindi dovremmo essere a posto. Possiamo anche magari aumentare un pelino il tempo. Qua il residenziale l'hanno già fatto al volo, quindi ne dobbiamo costruire altro. Per forza di cosa ragazzi ne dobbiamo costruire dell'altro. Quindi io andrei avanti a costruire qua. No, perché me lo fai? Perché me lo fai così? Ma l'ho messo... No, l'ho messo male io. Sì, mi sa di sì. No, perché non me lo fa? È fuori dai confini. Ma scusami, se ero qua e di lì non me lo fa costruire. Ma com'è sta cosa? Ma perché c'è la mappa che mi va a svergola? Non capisco. Mi sa di sì. Perché si vede che mi va leggermente storta e quindi non mi fa unire questi due punti. Mannaggia, posso unirli così? Ma no, così mi fa schifo. Aspetto di comprare questo lotto qua di terreno e poi gliela farò dritta la strada. Per adesso la metto così e direi che va bene, dai. Per adesso va bene così e poi vedrò di sistemarla. Quindi facciamo un bell'altro blocco residenziale sicuramente. Qua facciamo anche così e facciamo anche così. Ammazza il traffico che inizia a esserci ragazzi, inizia a esserci un bel po' di traffico, quindi dovrò poi valutare un attimino tutte le varie strade e insomma arterie che posso fare, perché se no è un bel problema. Ok, allora abbiamo carenza nuovamente di corrente a quanto vedo. Vediamo un attimino se effettivamente così o dovevano solo costruire. No, mi sa che dovevano solo un attimino collegare il tutto. No, in teoria corrente dovrebbe arrivarne. In teoria dovrebbe arrivarne. Oh, bellissimo, abbiamo il villaggio rispettabile, perché abbiamo raggiunto 1000 persone. Abbiamo nuove aree, perfetto. Abbiamo i quartieri, va bene. Possono essere utilizzati per suddividere le città in aree specializzate attraverso le norme. Ah sì, questo me lo ricordo, vagamente mi ricordo. Abbiamo un secondo prestito, sì, sono diventato cinese. Specializzazione, norme sui servizi. Abbiamo i pompieri, polizia, edifici unici, un botto di roba. Specializzazione nella silvicoltura, nell'agricoltura, mamma mia. Stazione di polizia e caserma dei pompieri. E qua abbiamo sbloccato veramente un botto di roba.
ma veramente un sacco di roba. Va bene, va bene. Qua sarà dura ricordarsi tutto. Il problema è solo quello. Allora, vediamo un attimino. L'ara qua in realtà la potrei comprare. Ci costa, sì, dai, la compriamo. Compriamo questa zona così almeno ampliamo un attimino i nostri confini, così finalmente posso mettere. No, però me la devi fare. No, scusami, me la devi fare dritta. No, non la voglio fino a qua, io la voglio. Ma mortacci tua, ma scusami, Allora, la strada, cortesemente. Ok, io la vorrei. No. Ah, perché mo non la posso. Aspettate, facciamo un attimo solo così. Facciamo così e così. Oh, là, perfetto. Ok, no, perché le robe storte sapete che non mi piacciono proprio. Allora, ancora residenziale sicuramente, perché ce n'è veramente un'enorme richiesta. Questi vogliono stare nella nostra città. No, ok, manca effettivamente corrente, quindi dovremmo vedere di sistemare un attimino questa cosa, perché la corrente inizia un po' a scarseggiare e siamo nel giallo, quindi sì, dovremmo ampliare un po' la nostra fornitura di energia elettrica. Dunque, io ne metterei, allora, a sto punto mettiamo un'altra turbina eolica magari qua. Vedete, non mi ricordo minimamente come diavolo si ruotano gli oggetti, ma comunque ok, te la metto qua. Perfetto, e te ne metterei magari già un'altra anche qua. Ok, di modo che magari questa la demolisco perché non mi piace. Quindi sì, tiramela via. Ok, così teniamo qua la zona dell'energia, diciamo, eolica. Perfetto, e qua ovviamente ci colleghiamo qua. Un attimo che mo arriva la corrente. Sì, c'è stato un piccolo blackout. Un attimo di pazienza che mo torna tutto. Perfetto, allora direi magari di mettere a sto punto, visto che ce l'abbiamo, se possiamo, una sicurezza antincendio, perché è molto molto bassa. Per cui iniziamo a mettere un dipartimento dei pompieri, che metterei qua, che mi va a coprire quasi tutto. Sì, quasi quasi ne metterei uno qua. Perfetto. E uno però lo metterei anche qua. Ah, denaro insufficiente. Bel problema. Devo aspettare un attimo. Devo aspettare un attimo perché mi ho messo quella dei pompieri, ma non ci abbiamo già più soldi. Però vabbè, dai, stiamo guadagnando bene, quindi in teoria dovremmo riuscire a farli abbastanza velocemente. Vabbè, te ne metto un'altra qua, dai. Vabbè, ti metto un'altra di queste, va, che mi sa che serve di più. Sì, lo so che devo costruire. Perfetto, piccola città, 1600, così ci ha dato anche un bel po' di soldi. Abbiamo eventi, paesaggistica, parchi, abbiamo un sacco di robe. Perfetto, abbiamo anche un sacco di monumenti, parchi e quant'altro, quindi adesso poi dovremmo iniziare a mettere anche un po' queste cose qua. Quindi, allora, innanzitutto mettiamo assolutamente la polizia, che potrei magari mettere qua, così mi va a coprire praticamente tutto. Quindi mettiamola qua. Perfetto, che così almeno iniziamo un attimino a combattere il crimine, perché qua c'è un botto di malavita, devo dire. E quindi è bene abbassare. Allora, qua abbiamo un po' di edifici unici che però al momento ancora non possiamo fare. No, al momento non posso fare nulla, purtroppo. Posso fare qualcosa di questo. Un parchetto, ad esempio. Posso fare il parco del castello gonfiabile per i bambini. Potrei eventualmente farlo. Devo demolire qualche casa, però. Beh, se no potrei anche costruirlo magari qua. È che lo volevo costruire un po' più in centro, così da rendere felici un po' più di bambini. Dai, mettiamolo qua, va. Mettiamolo qua, oh perfetto, così almeno aumentiamo un po' la felicità in questa zona, direi che ci sta. All'ingresso della città magari un bel parco ci sta bene, dai, un bel parco all'ingresso della città ci sta bene. Perfetto, e denaro è già insufficiente perché abbiamo già fatto fuori tutto. Però direi che stiamo viaggiando abbastanza bene, dai, la felicità è piuttosto alta. Ok ragazzi, allora qua ci ha sbloccato anche le banchine che non ho mai utilizzato, però le utilizzerei da qualcos'altro, da qualche altra parte più che altro, perché qua abbiamo diciamo tutta la zona industriale di scarico fogne, qua abbiamo ancora la parte delle turbine eoliche, quindi le farei magari in un secondo momento da qualche altra parte, perché francamente qua
In questa zona non mi sembra il caso, magari posso riservare una zona qua, facciamo una bella zona qua residenziale quando poi abbiamo sbloccato, diciamo, le altre cose. Va bene, allora al momento qua sta andando tutto bene, hanno necessità di tanto residenziale, tanto commerciale, anche un pochettino di industriale, quindi eventualmente potrei iniziare a allargarmi magari da questo lato, eventualmente, andando a costruire un'altra zona, diciamo, residenziale. Perfetto, che potrei mettere qua. Ottimo, qua mettiamo un'altra bella zona residenziale. Andiamo a allungare semplicemente il tubo dell'acqua fino a qua, così prende tutto. Perfetto. E vediamo poi un attimino anche il discorso dell'elettricità, perché qua le turbine vanno di brutto, eh? Qua è una bella zona per le turbine, però il problema è che le turbine ne servono veramente veramente tante. Adesso vediamo un attimo giusto se riesco a costruire. Dunque, cos'è che mi mancava? Io avevo fatto tutto qua. Pompieri, polizia, in teoria sì. Ok, allora, come polizia direi che va bene, nel senso che tutta la città è coperta con la stazione di polizia qua. Dovrei più che altro andare a mettere sicuramente un'altra stazione dei pompieri in questa zona. Indubbiamente per il residenziale, cioè per l'industriale, scusate. E costa però sempre 12.000, ma ci siamo quasi. Quindi appena prendiamo i 12.000, direi di farla assolutamente un'altra stazione dei pompieri, perché sennò rischia di diventare un problema. Allora, ho messo anche, ok, un'altra fila di residenziale qua. Magari gli mettiamo anche un altro tubo, ok, così almeno costruiscono anche qua. E qua è una bella zona, poi magari facciamo una strada che va qua sopra. E va bene, qua farei tutto un quartiere sempre residenziale, direi che ci sta. Indubbiamente, magari qua potrei iniziare a sviluppare anche un altro po' di commerciale, andando sempre in giù così, poi magari dividiamo con. Ok, allora qua posso anche. Sì, posso unire, ma. Ah, cavolo, spazio già occupato da questa. Ok, quindi potrei fare una cosa di questo tipo. Allora, magari così, e qua la facciamo così, ok. Poi al massimo questa strada qua la posso eventualmente demolire. Dai, chiudiamola qua, così lasciamo questa zona fuori per adesso. Perfetto. Dopodiché, potrei fare magari delle strade, ad esempio qua, ok, e mettere magari qua anche un po' di commerciale. Ok, edificio abbandonato. Allora, in teoria dovrei avere la mod che mi distrugge in automatico gli edifici abbandonati, in teoria, però vediamo poi se effettivamente funziona, se no dovrò andare a riguardare un attimino la mod. Ok, allora qua mettiamo comunque un po' di commerciale, perfetto, così vediamo di abbassare un attimino la richiesta di commerciale. Direi di tirare un tubo, sì, fino a qua direi che può anche andare bene. Perfetto, e già infatti i primi edifici commerciali stanno prendendo vita. Qua purtroppo sono abbandonati, come detto non so se in teoria li dovrebbero demolire da soli. Vabbè, poi guardo un attimino io nelle mod, ragazzi, se effettivamente ce l'ho attiva, perché non ricordo adesso se ce l'ho attiva. Ok, allora per il resto direi che stiamo andando bene. Dunque, abbiamo costruito. Ma perché mi sono scesi così tanto i soldi? Non avevo quasi 12.000 io. Sono già scesi così di botto perché ho fatto un po' di strada e la faccia. Sti cavoli, non pensavo, ragazzi, volevo costruire una cosa antincendio, ma non ce l'ho fatta. Va bene, allora qua direi di mettere anche un nuovo parco, magari. Questo è anche un po' troppo grosso. Quindi ne potrei mettere magari uno qua, demolendo un po' di case. Potrei demolire qualche casa eventualmente e metterlo qua, dai, così almeno rendiamo felici gli abitanti di questa zona, direi che ci sta. E io magari un altro parco lo metterei anche qua, così almeno. Ok, perfetto, almeno copriamo anche questa zona qua. Perfetto, poi dopo vediamo eventualmente cos'altro fare. Qua abbiamo addirittura il giardino giapponese, molto molto bello. Giardino giapponese, devo dire che è veramente figo. Potrei magari anche metterlo qua, 2005,
Beh, però aspettiamo un attimo, dai, che costa un botto. Direi di aspettare un attimo e vedere magari di fare un altro po' di residenziale. Che effettivamente il residenziale serve, quindi per adesso facciamo questo che è un attimino più urgente, così mi arrivano anche più genti e guadagniamo anche un attimino di più. Perfetto, dai, siamo a 2344. Quindi direi che va bene. Mi piacerebbe iniziare a fare un po' di trasporto pubblico, ma devo raggiungere i 2008, quindi in realtà non manca tantissimo. Però ancora un pochetto manca. Allora, qua servono un po' più industrie, quindi direi di metterle fino a qua in fondo, così almeno siamo a posto. E magari qua lascerei il commerciale in questa zona qua, così limitiamo un attimino l'inquinamento nella parte residenziale, perché sennò diventa un bel problema. Allora, situazione traffico dovrebbe essere relativamente a posto. Sì, c'è un po' di casotto qua, però per il resto direi che andiamo abbastanza bene. C'è un po' di traffico qua per quelli che devono girare e tornare indietro. Però vabbè, non è che posso fare molto altro. Potrei aggiungere, non so se me lo fa aggiungere, una nuova strada magari qua. Sì, in realtà sì, quindi posso anche far così, almeno gli metto un doppio incrocio e dovremmo snellire un attimino l'intensità del traffico, speriamo. Perché qua c'è sì il semaforo, vabbè, solo giusto per quelli che devono girare, per i camion che devono girare e andare nella zona industriale, però per il resto direi che stiamo andando piuttosto bene. Edifici abbandonati, no, questi me li dà sempre abbandonati. Quindi non so se devo distruggerli io, ma poi, come detto, darò un occhio alla mod al massimo, non è un gran problema. Oh, allora, finalmente abbiamo fatto un bel po' di soldi, adesso stiamo guadagnando veramente tanto, ottimo. Quindi vediamo di mettere una bella caserma dei pompieri qua, in modo da andare a coprire un po' tutta questa zona. Perfetto, questo è sempre in rosso perché c'è un bel rischio qua a livello di incendi, però zona industriale magari ne metterò poi anche un'altra, effettivamente. Adesso il pericolo è comunque relativamente basso, dai, siamo al 35%, poi eventualmente ne metterò un'altra, magari ne metterò un'altra qua, e più che altro qua zona industriale che devo stare attento, quindi magari qua ne vado poi a mettere un'altra, che secondo me male, male non fa. Vediamo un attimino come normative. Divieto di fumare, parchi e svaghi. Aumenta leggermente il valore del terreno. Direi di farlo, perché tanto questo non ci costa. Aumenta leggermente la salute, ma diminuisce la felicità. Anche qua, distribuzione, vediamo. Utilizzo risorse idriche. E però ho paura che questo mi costi un boato. Proviamo a metterlo, ma ho idea che questa mi costi veramente tanto, sta normativa. Vediamo. Io provo a mettere per il risparmio, diciamo, dell'acqua. Vediamo se non mi scende troppo, diciamo, la cifra. La richiesta di residenziale è ancora altissima, quindi necessariamente dobbiamo costruirne dell'altro. Quindi magari iniziamo già a metterne due, così ci avviciniamo, ok, a completare, diciamo, tutta questa zona. Qua li mettiamo entrambi perché. E dobbiamo aumentare. Alla gente piace la nostra città, vogliono vivere nella nostra città e quindi dobbiamo dargli giustamente lo spazio per poterci vivere. Per cui devo mettere più residenziale. Commerciale va bene, industriale direi anche. Ammazza quanto inquinamento che c'è qua, è una roba mostruosa. Però adesso anche con residenziale in teoria dovremmo decisamente andare meglio. Controlliamo a livello di rifiuti, direi che va benissimo. Al momento non abbiamo problemi. Come scuole dovrei mettere magari un'altra scuola. Scuola superiore non ne ho, università non ne ho e la info education anche non ne ho. Come elementari inizia ad essere un po' bassina, quindi dovremmo anche mettere un'altra scuola, tra l'altro. Quindi io magari un'altra scuola la metterei eventualmente qua, dai, così andiamo a servire un po' tutta questa zona e direi che va bene. Però iniziamo a avere nuovamente problemi con la corrente, mannaggia. E come detto, ragazzi, l'eolico è molto bello per l'inquinamento, ma è veramente costoso. Dovrei avere la turbina eolica avanzata, ma anche per questo mi servono 2800 abitanti, è vero che ormai ci siamo.
Però è vero anche che mi servono un bel po' di soldi, nonostante c'ho risparmio energetico attivo, eh. Mannaggia la miseria. Devo aspettare di guadagnare. Edificio abbandonato, lo so. Verranno ristrutturati o demoliti se ci sarà richiesta di quella tipologia di zona. Ok. 2790, 2805. Oh, perfetto, anche sbloccato un achievement. Città in rapida espansione. Abbiamo raggiunto i 2800. Così abbiamo sbloccato i traghetti, gli autobus, tutti i vari trasporti. Insomma, la specializzazione mineraria, il riciclaggio, una marea di robe, di varie intersezioni, strade, tracciato dei traghetti. Mamma mia, quanta roba! Turbina eolica avanzata, deposito degli autobus, cimitero. Traghetti, 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 spettacolare ragazzi, mamma mia, veramente spettacolare. Così finalmente possiamo mettere anche i pullman che vanno a servire le varie città, almeno non abbiamo più grossi problemi. Allora, l'ultima cosa che eventualmente faccio è quella di mettere una turbina eolica avanzata. Ah, però questo richiede l'acqua. Ah, perché la devo mettere nell'acqua e dà un botto di rumore, tra l'altro. Produzione stimata 17, 18. Beh, potrei metterla anche qua che fa 18 megawatt e potrebbe non essere male. Mettiamola. Per adesso la mettiamo e gli facciamo arrivare ovviamente la corrente. Perfetto, così dovrei essere a posto. Qua abbiamo sbloccato nuovi edifici. Abbiamo, credo, la libreria. Questa qua sì, e questa è la libreria. Abbiamo sbloccato anche la scuola superiore. Fantastico, la scuola superiore serve. E non so neanche io dove metterla. Potrei metterla qua. Demolisco un po' di roba. Però la scuola superiore effettivamente serve. Mi va a prendere praticamente tutta la città, credo. Spero. E vabbè, ne dovrò aumentare man mano che andiamo avanti. Ovviamente dovrò aumentare anche le scuole. Livello commerciale, va bene, qua tutte le varie cose. Trasporti. Adesso qua potremmo divertirci poi con tutti i vari trasporti degli autobus. Quindi inizieremo indubbiamente a fare trasporto autobus e poi vediamo. Vabbè, il traghetto per adesso non ne abbiamo bisogno. Poi eventualmente quando ci espanderemo faremo anche tutti gli altri trasporti. Va bene ragazzi, allora dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato a City Skyline. Mi raccomando, io vi invito come sempre a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se vi va, seguite anche su Instagram, lo trovate qua sotto in descrizione. Detto questo, vi saluto e noi ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!